Senti, sul direttore generale, visto che se ne è parlato, Pasquale Buono ieri ha detto che lo vorrà ufficialmente alla prossima riunione di gruppo, la Lega è sembrata abbastanza possibilista sul replicare sostanzialmente il modello Lecco. Visto che tra Qual è il l'altro modello Lecco? loro hanno chiesto al direttore Ha generale di rinunciato. mettersi da quel ruolo, sostanzialmente hanno tagliato la figura del direttore generale, mantenendo solo il segretario generale. Vabbè, questa è una scelta che ha fatto Lecco, io non la condivido perché credo che il direttore generale sia assolutamente fondamentale per, come dire, al di là poi delle caratteristiche del singolo, ma proprio concettualmente. Il vecchio schema in cui il comune non aveva un punto di sintesi e di propulsione importante nel direttore generale, ma il ruolo del segretario sostanzialmente era un ruolo tecnico neutro, secondo me è superato, assolutamente superato. Piuttosto bisogna fare un percorso di snellimento della struttura al suo interno se si vuole reperire delle risorse, o piuttosto si va a rivedere il contratto col direttore generale, ma la figura del direttore generale ci deve essere. La considero fondamentale anche per un'assunzione di responsabilità all'interno della struttura, come dire, in modo molto definito. Si sa a chi chiedere le cose e si sa chi si deve assumere la responsabilità del funzionamento di tutta la struttura. Prima non era così, io ricordo i primi anni quando in amministrazione non era così e c'era una, come dire, anarchia strisciante. Non che l'avvento del direttore generale abbia risolto tutti i problemi, perché è anche un fatto culturale questo. E poi un fatto molto legato alla singola persona, ma lo ritengo un passo indietro gravissimo quello che fa Lecco. D'altra parte, chi arriva a fare il sindaco e non ha l'esperienza precedente, può darsi che poi nel tempo si accorga che questa esigenza la maturerà. In questi anni anche il funzionamento della macchina però ha mostrato difficoltà, criticità, cioè quello che dici tu, che secondo me è verissimo, poi alla fine si vede poco, la capacità di fare sintesi, di quagliare, si vede poco anche in questo comune. Secondo me, bisogna essere molto chiari con gli obiettivi. Non bisogna pensare né che il direttore generale che il comune abbia, come dire, tutti gli obiettivi, sulle proprie spalle. Ci sono gli obiettivi di gestione ordinaria dell'ente e di, snellimento della struttura da un punto di vista burocratico, da un punto di vista dei costi dell'ente, che ogni funzionario e ogni dirigente svolge all'interno del suo settore. C'è un ruolo di coordinamento del direttore generale che lo deve svolgere con tutte le fatiche del caso, perché poi parliamo di relazioni umane, quindi non è facile, e soprattutto c'è l'individuazione di alcuni obiettivi fondamentali. Noi in questo mandato abbiamo dato al direttore generale soprattutto un obiettivo di alcune cose, per esempio tutta la vicenda della Ticosa, con tutte le complicazioni che si è avuta, è chiaramente gli obiettivi, cioè le grandi questioni. Sono le questioni sulle quali, pur essendo paradossalmente in questo momento inchiodati per motivi anche non dipendenti da noi, ma chiaramente nei suoi obiettivi. Molto di più che, come dire, un generale occuparsi di tutto. È una scelta che l'amministrazione fa, può farne una diversa, può dire occupati, come dire, di oliare tutta la struttura in modo che sia perfetta, oppure occupati di questi quattro obiettivi. Noi abbiamo fatto una scelta più sugli obiettivi che, ripeto, purtroppo si Che sono sono le criticità però, Sì che perché però non sono la tutto domanda che mi hai dipende da fatto tu, voi. non sono la domanda che mi hai fatto tu, cioè tu mi hai fatto una domanda rispetto, come dire, alla struttura. Noi abbiamo dato un'impostazione diversa, probabilmente per un approccio più di governo interno morbido andava bene un soggetto direttore generale diverso da quello che è l'avvocato Fabiano. Il dottor Mele, per esempio, aveva molto Era più più. tessitore. Era più tessitore, aveva molto meno appeal nella presa sulla singola pratica, ma era, come dire, un soggetto che teneva molto più Boom, contatti. basta. Poi quando c'era lui, la struttura mi diceva, però le cose non vanno avanti per questo e per quell'altro, perché ognuno ha le sue caratteristiche. Probabilmente in prospettiva, anche se il comune non ha le dimensioni adeguate, la divisione fra segretario e un manager, arriverà. Perché il manager che abbiamo avuto noi sono comunque di formazione di segretario. Quindi un city manager puro, Un city manager pure per... nel tempo probabilmente arriverà. C'è una compatibilità economica che va verificata e come sempre per avere gente di qualità la devi pagare, altrimenti non ha la gente di qualità. Però ripeto, la scelta, io non tornerei indietro sulla scelta del direttore generale. Senti, mi hai parlato di sacrifici che verranno imposti anche dal governo. A livello
Poi hai parlato di possibile, insomma, ritocco del contratto. È una strada percorribile. Poi innanzitutto quanto costa, qual è la divisione tra le due figure? Cioè quanto costa dai 240.000 euro alla questione di segreteria tra direttore generale e segretario generale? Non lo so, non lo so, sarà due terzi, un terzo, vado a occhio, però non lo so assolutamente, dovrei verificarlo. Non mi ricordo perché quando avevamo fatto il contratto inizialmente, che era un contratto che era uguale a quello che avevo fatto, che c'era stato precedentemente con me, quindi il contratto è lo stesso, anche come contenuto economico, non si era portato nessun aumento, per cui va indietro troppi anni, per come ricordo, ma potrebbe essere una roba tipo due terzi, un terzo all'incirca. Non dobbiamo immaginare che la soluzione come dire, dello stringere la cinghia sia quella. Probabilmente però è uno dei punti su cui valuteremo un intervento se lo sforzo richiesto dovrà essere collettivo. Certamente noi abbiamo in questi anni raschiato il fondo del barile, come sempre detto, perché non abbiamo fatto mai aumenti tariffari o di tassazione e quindi abbiamo sempre ridotto costi. Di fronte a una ulteriore richiesta di sacrificio dovremo fare seriamente delle scelte radicali e quindi anche difficili. Probabilmente oggi anche nei comuni si vive a un livello di qualità della vita superiore a quello che ci si può permettere, perché questo è il tema dei paesi dell'Occidente, il tema di tutti i paesi dell'Europa, quindi il tema dell'Italia e il tema dei comuni anche. In questo senso, le grandi aziende private, con quest'anno della crisi, hanno tagliato in primis i costi della comunicazione. Qua, anche con l'emendamento recentemente, ieri mattina, approvato in comune, sembra che invece non si voglia prendere quella direzione. Perché? No, non è vero questo. Io avevo già annunciato in sede di assestamento che noi sull'anno 2010 avremmo fatto una riduzione di circa il 30% di tutte le spese della comunicazione. E quindi questo lo stiamo attuando. Per esempio il nostro giornale Il Cittadino da 10 numeri scende a 7, forse addirittura a 6. Anzi, ho già annunciato che faremo una seria valutazione sull'efficacia e l'efficienza di questo strumento per deciderne se tenerlo o no. Avevo già comunicato a suo tempo, l'ho ribadito ieri, che il portavoce avrà una riduzione di un terzo del suo appannaggio a partire dal mese di luglio, per cui noi stiamo operando in tal senso. Quando parliamo della comunicazione parliamo di un tema molto più grande che coinvolge anche tutto il sistema, come Di dire, servizi. dei servizi connessi alla comunicazione, quelli che fanno gli uffici, tutto il sistema della stampa, eccetera, su cui credo che un'azione importante di razionalizzazione e quindi di risparmio si sia fatto. Ricordo per esempio tutto il tema delle rassegne stampa che comunque portava via decine di migliaia di euro su cui si è intervenuti. Non basterà questo, credo che noi dovremmo avere il coraggio di affrontare radicalmente il tema del nostro bilancio, quindi non preordino adesso delle decisioni, però se quei 4 miliardi di euro porteranno a parecchie centinaia di migliaia di euro in meno sul nostro bilancio, non possiamo più raschiare barile, bisogna fare delle scelte. Alcune cose non si potranno più fare, vedremo Certo, quali. e anche tra gli aumenti di tariffe a carico del cittadino a questo punto. Questa è sempre una scelta difficile perché qui bisogna decidere se tutti devono pagare qualcosa in termini di aumento tariffario per conservare, per mantenere alcuni servizi che sono destinati ad alcuni, quindi questo è un tema culturale di fondo, oppure se i servizi devono essere pagati pienamente da coloro che li ricevono. Probabilmente ci sarà un mix fra le due posizioni, però è una scelta radicale importante. Io non sono molto favorevole a un aumento di tassazione tout court, Ma quale perché tassazione? altrimenti lo faccia lo Stato, invece lo Stato ha fatto una scelta diversa e noi credo che dovremmo andare in coerenza con questa scelta. Però sui servizi a domanda individuale e su talune attività onerose dell'amministrazione dovremo fare dei ragionamenti a Fai fondo. qualche esempio. Tutto secondo me è in discussione. Per esempio la copertura degli indici di copertura dei servizi a domanda individuale, per esempio quelle delle mense, non potranno non andare al 100%. Questo per forza. Inidi è impossibile farli andare al 100% perché sapete che hanno un costo sociale di circa tra i 4 e i 5 milioni di euro, sono circa 10.000 euro a bambino all'anno che ci costano, però non si può chiedere alla famiglia queste cifre. Bisogna andare a una modifica organizzativa o una parziale esternalizzazione, vuol dire una gestione pubblico-privata. Il di fatto monopolio comunale
credo che diventerà difficile sostenerlo da un punto di vista economico nel tempo. E quindi anche questo è un dibattito che si aprirà.